Ecco ancora una Befana che deve salire a bordo del motoscafo. Tredicesima edizione per la Befana subacquea di Alassio, con l'omaggio di una corona al Cristo degli abissi marini e la festa per salutare la fine di queste vacanze natalizie in una giornata di sole e clima mite. Sempre originale, la Befana d'Alassio è arrivata dal mare regalando sorrisi, dolci e caramelle a grandi e piccini. Quest'anno l'abbiamo festeggiata doppia, perché abbiamo già, i festeggiamenti sono già cominciati ieri con dei laboratori per i bambini in Piazza Partigiani, e oggi la classica festa che facciamo qua sul molo con l'Epifania del Subacqueo, dove viene portata la corona di alloro sul Cristo degli Abissi, e poi adesso a seguire ci sarà un bellissimo spettacolo con la Befana acrobata. Sono state delle feste veramente con un grosso afflusso, possiamo ritenerci soddisfatti. Il tempo sta aiutando, sono veramente giornate primaverili, siamo veramente contenti e non è difficile vedere gente a bagno in questo periodo. Spettacolari anche le evoluzioni dell'Arzilla Vecchietta e le acrobazie dello Spazzacamino. Un successo di pubblico per la cittadina riverasca, apprezzata e rinomata per l'intramontabile fascino, l'eleganza, la via dello shopping, i locali e la qualità degli appuntamenti.